Ciao a tutti, oggi un video a tema Giovanni Raspini, come potete ben vedere. Allora, io vi voglio mostrare un bracciale che ho composto in questi mesi, l'ultimo ciondolo è arrivato da poco, non ve l'avevo mai mostrato. Allora, io ero alla ricerca da un po' di tempo, vedete qui sul nostro catalogo dei charms Raspini, tutte le razze dei cani. Raspini sapete che fa ciondoli per tutti i gusti e con tutti i temi possibili e immaginabili. Ha fatto anche le varie razze dei cani. Io cercavo tantissimo quello a forma di Basset Hound, neanche il Dalmata hanno mai fatto, però il Dalmata già è un po' più particolare, mentre Basset Hound una volta Raspini lo faceva, ma purtroppo è andato fuori produzione. E quindi guardando, diciamo che mi piaceva molto anche questo, è carino, però questo mi ricorda più un bulldog, io onestamente non ne ho mai avuti. Guardando i vari tipi di razze, mi è piaciuto molto questo, che è il Golden Retriever, io non ce l'ho, però mi ricorda un pochino il mio Dalmata, i Labrador che ho avuto, per cui tutto sommato mi è piaciuto molto questo e mi sono orientata su questo, perché gli altri erano troppo a tema del bulldog, il chihuahua, il bassotto e il barboncino, insomma, non andavano bene per quello che volevo io. E quindi ho preso il golden. Allora, il bracciale si presenta in questo modo, è un bracciale ad infilo, vedete di questi qui che dovete togliere l'anello qui e infilare i charms. Potete anche appenderli agli anellini, però io onestamente non mi piace. E quindi in questo modello qua intendo, e quindi li ho messi liberi. Allora, io questo qui l'avevo comprato composto già in questo modo, nel senso che il bracciale si presenta così con il quadrifoglio, vedete? C'è anche con il cuore, con il fiore, se non mi sbaglio, c'è anche con la stella marina, insomma, ci sono vari temi, la farfalla, anche se non erro, io l'ho presi con il quadrifoglio. Nasce già con queste ciambelline lisce, queste quattro ciambelline lisce, la chiusura è così, e io ci aggiunsi questo campanellino, questo sonaglino, perché Raspini anche di campane ne fa tantissime, però mi piaceva questa perché mi ricordava un po' quelle di Dodo di una volta, e poi fa un rumore veramente gradevole, non è quel suono fastidioso, troppo acuto, che comunque viene a noia dopo un po', devo dire, non mi dà per niente fastidio. Io comunque questo la sera lo tolgo di solito, però comunque non mi dà fastidio, lo indosso quasi tutti i giorni e non ho alcun problema, vedete? Di qua poi ci ho aggiunto questi altri elementi. Allora, questi altri due tipi di ciambelline, che sono ciambelline intrecciate, che mi ricordano un po' delle corde, queste mi sono state regalate dal mio fidanzato, e poi qui in mezzo ci ho messo il cane, vedete il golden che vi dicevo, che comunque sembra un cane in generale, diciamo, quindi può simboleggiare comunque i cani, mi sembrava quello più adatto, azzeccato fra tutti quelli che sono ancora. Poi se mai un giorno troverò anche il Basset Hound lo prenderò, però purtroppo non lo fanno più. Eccolo qui, super dettagliato, la coda, no, è troppo troppo carino, veramente Raspini fa dei ciondoli, ve l'ho detto che sono una meraviglia. E poi con il sonaglino, secondo me ci stava veramente un amore. Io questo bracciale purtroppo l'avevo accorciato un po' di tempo fa, perché adesso me lo metto, lo indosso così ve lo mostro, perché avevo intenzione di portarlo solo con il sonaglino. Poi in realtà ho voluto aggiungerci il cane, mi sta piacendo molto anche così. Vabbè, qui vedete i miei dodo, quelli che porto su fissi. Eccolo qui come risulta al polso, veramente bellino, delizioso. Non so se riempirò, andrò a mettere altri elementi, perché il bracciale, avendolo accorciato, non vorrei che poi con troppe ciambelline si vada a restringere troppo. Però per adesso vedete ci passa più di un dito e quindi va benone. Quindi questo è il mio bracciale, il bracciale vi volevo mostrare. Poi prossimamente sicuramente arriverà, perché ho fatto una bella cernita tra i miei gioielli, guardando quello che usavo, quello che non usavo, perché poi alla fine secondo me neanche esagerare, avere 10.000, ecco, questo è il campanellino che ho io, 10.000 gioiellini che poi voglio dire non si riescono neanche ad utilizzare, neanche mi piace. Quindi ho preferito togliere tutto quello che non utilizzavo più di tanto e tenermi solo quello che veramente mi piace. Poi, secondo me, le cose composte nel tempo e le cose anche desiderate nel tempo, quindi
ci si mette 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi per acquistarle, bene, meglio, così saranno ancora più volute e le si apprezzeranno ancora di più quando si avranno. Veramente provare per credere. Allora, l'altro ciondolino, questo me l'ha regalato già il mio fidanzato, però non ve lo mostro perché è impacchettato, è questo fiocco, Raspini fa anche questo, hanno lo stesso costo, però io preferivo questo qui classico, messo sul bracciale Torchon, che qui non ho da mostrarvi perché non c'è in questo catalogo, però è un bracciale praticamente torchon e lo fanno in 4 misure diverse. Sicuramente io prenderò il piccolo perché le altre mi sembrano troppo grandi come misure e il mini è troppo striminzito, quindi sicuramente prenderò il piccolo. Hanno tutti la stessa lunghezza, ciò che cambia è solo la misura, la grandezza del torchon. E poi qui vedete ci sono i vari elementi, è quello che ho preso io, è questa, vedete, c'è un bellina corda che poi è perfettamente in tema con il cane, insomma, il cane e il campanello. Ok, quindi questo vi volevo mostrare per oggi. Vedete la base che io ho preso, non credo ci sia, perché non so se ci sono tutte, no, però è questa qui, praticamente il bracciale roulette. Questo è quello con la farfalla, vedete, però ci sono vari temi, vari soggetti, quello che io con il quadrifoglio, poi c'è anche il mini, però trovo un po' piccolino questo qui, quindi comunque alla fine sempre meglio questo o questi qua, che mi piacciono tanto perché li potete anche riempire di ciambellino e lasciare così. Ok, qui ci sono anche le basi per le collane si diventano esattamente personalizzabili come i bracciali, ecco, vedete, per esempio, vedete che carina questa qui, specialmente la seconda, per questa la trovo troppo piena, però la seconda, questa più lunga, è veramente deliziosa, composta proprio come il bracciale. E nulla, io questo volevo mostrarvi. Noi, se vi va, ci vediamo alla prossima e un saluto. Ciao ciao.